In agricoltura, a livello Italia, le donne hanno un tasso di partecipazione pari al 28,7%. Le aziende agricole, soprattutto quelle italiane, per lo più vedono donne che sono mogli, madri, figlie di agricoltori e che hanno la titolarità dell'azienda, a volte purtroppo solo per questioni puramente fiscali. Una maggiore incidenza dell'imprenditorialità femminile in agricoltura produrrebbe più benessere, produrrebbe più innovazione, anche più creatività, più inventiva. E dobbiamo incentivare questa partecipazione imprenditoriale con atti concreti, dobbiamo creare delle linee riferite, non dico preferenziali, ma certamente aperte alle donne, perché si abbia, per esempio, un accesso agevolato al credito. E poi non dobbiamo dimenticare l'aspetto della professionalizzazione, della formazione. Dobbiamo creare le condizioni per conciliare questo lavoro nell'azienda agricola con il lavoro che si fa in casa e con il lavoro di gestione familiare. Le donne in agricoltura vengono pagate meno degli uomini. Ci sono moltissime donne che lavorano nei campi, che non sono regolarizzate, che non hanno contratti. Se in agricoltura ci fosse una maggiore presenza di donne con una apposita formazione e con uno spirito prettamente imprenditoriale, questo settore non solo avrebbe un impulso non indifferente, ma anche il PIL ovviamente ne godrebbe ed avrebbe un ottimo giovamento.